Buongiorno. Ma tu non vai a fare i panarelli? Questo è un piccolo gestino. La mia passione è stata sempre una psichiatra, di fare la psichiatra. E l'ho fatto. O questo, o un'altra cosa, ma sempre la psichiatra. E tutti questi lavori qui da badare, questi lavori qua, questa casa qui, fa tutto del fondamento, è fatto tutto io. Non ci ha messo mai mano nessuno, né l'arco, né l'elettricista, niente. Parliamo di 80 anni fa già facevo questo. 80 anni fa già facevo questi qua, io. Piccolo. 80 anni fa avevo 7 anni, adesso ne ho 87. Questi li comprano perché tante raccogliono la frutta, raccogliono le uova, questi piccolini sono per le uova, per i bambini che ci vanno, portano la merenda, i zainetti che portano la merenda all'asilo, per i funghi proprio, tutti i lavori si fanno per i funghi. Salice, canna, posso fare anche una persona con questi qua, con questa canna qui. Vieni, rimani, faccio vedere come si prendono le piante. Questo è un ramo, è un ramo, lo tagli, come per esempio questo, vedi questi rami qui, queste sono buone per gli insetti. Questo è un ramo buono. Olive. Vieni qua. Ecco il tuo. Poi ci dovrebbe dire, questa la pelle non si toglie. Questo resta così. Eterno. Grigio è e grigio rimane. Non si toglie come salice. E invece questo qui è melagrano. L'albero più forte che possa esistere, questo. Vedi quelle maniche là, sono di melagrano. E ci sono ancora più grosse, vedi queste grosse qui? Come si piegano, come si lavorano. Questo è melagrano. Questo è manico. Ecco. Lo leghi, un po' si secca e resta intatto. Come anche questi piccoli qua, sono dei melagrani. Questi sono dei melagrani. E il melagrano come si lavora? Durano, sempre durano. Questi che li togli la buccia, dureranno un secolo, anche di più. Io per mantenere, quando veramente stavo mangiando una cosa, ho messo San Giustello di Panella, un po' in cartella. Certo mi dico di niente, non ti guarda mai. Perché ho una stoffa. E così sono di salute. Questa è la madre, sono pesi in erba, circa 20 anni. Sono ancora là, lì, dopo la mia testa ce n'è uno. Questo non deve prendere acqua, acqua troppa no. Se stanno tutte le intemperie, no, nemmeno un anno spariscono. Ma se stanno asciutti, per venire. Ringrazio a Dio. Ecco lì la vita.